Malissimo, malissimo. Male. Sì, io veramente no, faccio una fatica a sopportarlo. Ma che disturbi ha? Che cosa si sente con il caldo? Batticuore, ma affanno, perfino fastidio mi viene. Sono i giorni di maggior caldo dall'inizio dell'estate. A Vicenza, nelle ultime ore, la temperatura oscilla tra i 37 e i 38 gradi e al pronto soccorso del San Bortolo il numero di accessi legati al caldo è cresciuto notevolmente. In questi giorni registriamo un aumento degli accessi dei pazienti in pronto soccorso. Il caldo sicuramente incide. Il numero complessivo di accessi è rimasto costante, 250 circa al giorno, ma sono aumentate di molto le persone, specie anziane, che presentano sintomi legati al caldo, poco meno di un centinaio al giorno. Registriamo un aumento degli accessi per magari manifestazioni minori legate al caldo, situazioni di disagio che possono manifestarsi con vertigini. Astenia, cioè un indebolimento, una mancanza di forze, episodi lipotimici, cioè quella sensazione che precede lo svenimento, in qualche caso anche degli svenimenti. La prevenzione però funziona, le informazioni circolano. Al pronto soccorso ogni mattina medici e infermieri analizzano i bollettini dell'ARPAV e ricevono dal primario linee guida per evitare emergenze. Nessun caso grave finora. I due consigli principali sono evitare di uscire nelle ore calde e bere molto. Fortunatamente c'è il clima a casa, quindi in strada uno cerca di evitare le ore più calde, però purtroppo è estate. Beve di più? Come Ma non tanto. si difende dal caldo? Immagino bevendo. Sicuramente bevendo di più e stando all'ombra, cercando di evitare di stare al sole. Casa più possibile, queste ore qua. Beve di più lei in questo periodo? Beh, qualcosina. Tantissimo, perché sono un tipo che suda tantissimo e quindi dà ancora più fastidio.